capitolo 20, ragazzi, la carovana. Senza la, però vabbè. Carovana che tra l'altro è un capitolo di Uncharted che abbiamo già incontrato in Uncharted 2, credo, o 1, però insomma si tratta di un rarissimo caso di omonimia. Attento, qui si stringe. Qui si stringe, noi passiamo in mezzo lo stesso. Ci siamo quasi, il convoglio è lì davanti. Comunque andiamo da sto convoglio, vediamo un po'. Stai attento, attento. Eccoli lì, il convoglio è qua sotto. Dobbiamo muoverci. Oh, ma che bella guerriglia verrà fuori. Io non so perché, ma ho la sensazione che questo ragazzo qua che ci ha dato una mano, nonostante pensava fossimo nemici suoi, secondo me lo fanno fuori. Non so, io ho questa sensazione. Voglio sbagliarmi, perché voglio veramente sbagliarmi. Però non so perché ho questa sensazione. Spero veramente di sbagliarmi. Dai, ci siamo quasi, forza! Presto, è la tua occasione. Andiamo! Dai, minchia, che carovanona che è. Ci sarà da... Ho preso quello a sinistra. Saltare sul camion anche qui, tra camion e camion, può darsi. Buono lì. E zitto. Ok, quindi bisogna ammazzare quelli in moto. Ok. Fuori uno. Fuori due. Ok, adesso cogliamo un attimo le armi, le munizioni, quello che è. Ok, credo che ci sarà tornare sul cavallo. Ma dov'è il cavallo? Qua. Perfetto. Bellissimo che il cavallo corre più veloce dei camion. Bellissimo. Il mio amico probabilmente è là davanti. Ok. Vieni qui. Bravo. Così. Sto aspettando qualcuno in moto. Eccolo qualcuno in moto. Vai, morto. Cavallino, cavallozzo. Vieni qui. Bene, prossimo, next. Salta. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. C'è cavatura di testa, però devo un attimo riprendermi, ok. Oh, non muore. Ok. Dov'è? Dov'è lo stronzo? È là. Ok, buono. C'è un altro da quel che ho visto, tipo? Ok. Ok, si torna in pista. Aspetta. C'è l'RPG lui. Ok, buono. Sali. Aspetta che siamo in testa qua. Però tu ti devi un attimo. Ok, spara con l'RPG. Però non posso neanche. Ok. Bene così. Salta sul cavallo, che coglione. Ok. C'era un soffio. Si continua il viaggio. Elimina le moto, non niente passare. Via le moto. Via l'altra moto. Ah, c'è anche un'altra moto? Quasi arrivati, però vorrei anche saltare sull'ultimo. Dobbiamo arrivare ai veicoli di testa. Non si era capito, fra. Ok. Non è morto. Bastardissimo. Centrato. Godo. Non è che ne passa un altro, vero?
Avanti, dammi la mano. Ok, adesso siamo in due. Vedi di guidare a modo, no l'RPG. Yalla, Edu, aia! Aspetta che da qua si fa ben poco. È il mio cavallo. Aspetta che quelli sono nostri. Aspetta. Allora, oh, un po' di mira automatica, che bello. Ok. Non è che abbia tantissimi colpi, a dire la verità, eh. Non fermarti, deve essere là davanti. Ok. Oh, non muoiono. Non è che ce n'è dei PG qua? No, però ci sono delle munizioni utilissime. E dammi il cavallo. Dai che ci arriviamo alla vettura di testa, dai. Sully, va! Sully, sei lì dentro! Dai, vai, cavallo, vai! Questi non sparano bene così. Bellissimo questo capitolo, ragazzi. E raggiungilo, cazzo. No. Sei vivo. Bellissimo. Sta scivolando. Resisti. E prendilo in testa, cazzo! Ah, ok, c'è da... Vieni qua. Che poi potrò tranquillamente sparargli, però vabbè. Prendi la mia mano, ti tengo! Oh no, ok. Schiaffi, ho capito, schiaffi. Ce l'abbiamo fatta contro altri, ce la possiamo fare anche contro lui. Ma più che altro, Cutter, dove cazzo è finito? No. Che cazzo fa? Ok. Oh, buono. Però secondo me... No, non sopravvive, ok. Ehi, oh, cavolo. Stai bene? Sì, sto bene, ma... Diamine, ero certo che ti avrebbero ucciso. Beh, ci hanno provato, no? Allora, come diavolo hai fatto a trovarmi qua giù? Con un po' di aiuto. Sullivan, grazie. Abbiamo poco tempo. Non devono raggiungere la città. E poi Selim era un personaggio di Assassin's Creed, ma ora non ricordo quale. Vado a fare una ricerca al volo. Non ho idea di cosa diavolo stia cercando Marlowe, ma di sicuro non è un tesoro. Dobbiamo fermarle. Drake, dobbiamo andare. Forza. Yalla! Ah, era il re bastardo che si uccide sul finale di Assassin's Creed Revelations. Che comunque è roba di Medio Oriente, Turchia, eccetera, eccetera. Sì. No! Dai che siamo in fondo alla storia, ragazzi. Difesa la tempesta? Sei sicuro di quello che stai facendo? Fidati di me, Drake, fidati! Tu fidare di me. Selim! Drake, dove sei? Perso Selim. No! Sully, stiamo vicini! Addio, Selim. Fidati, certo. Abbiamo perso! Così non va! Lasciamoli andare! Come lasciamoli andare? Sei coglione! Sanno qualcosa che noi non sappiamo.
capitolo non è ancora finito. Ehi, convoglio. Resta qui, Sully. Vado a controllare. Ok. Ah, abbiamo ospiti. Fantastico. Ok, comincerei da far fuori lui. In maniera silenziosa. Che ti dà un bel fucile a pompa. Lui è un coglionazzo che può essere tranquillamente eliminato così. Chi si fa avanti? Lui. Oddio, Lulla. Ricarica. Uff. Godo. Cos'è quest'arma? Qualsiasi cosa sia va usata. Ma funziona solo contro di me quest'arma? Fammi capire. E ci siamo con le bombe. Però e se è lento, ragazzi, che ci posso fa? Ok. Poi 79 colpi. Ah, lo molla pure. Fantastico. State attenti. Godo. Ok, non mi aspetto che finiscano qui, eh. Onestamente, sono troppo pochi, infatti. La tempesta deve averli divisi. Andiamo. Deve averli divisi, quindi due tranche di nemici? Fantastico. Proprio quello che mi serviva. Chi e da dove sparano? Aspetta che io c'ho i miei tempi, eh. Aspetta che io quasi faccio una cosa molto saggia. Questo è una bella arma, però non è molto funzionale. Piuttosto mi prendo questo, che c'ha due colpi, però due colpi che possono valere oro. Onestamente possono valere oro. Vabbè, vista sua lentezza non lo so, ma vabbè. Vieni fuori. Vabbè, hai sotto i coglioni. Braccatelo. Esplodi. So di aver fatto abbastanza bordello con questa esplosione, cioè con questo sparo, però di più non potevo fare. Spacciato. Ma spacciato di cosa? Guarda lì quanto sei coglione. Pistola di precisione potrebbe essere utile. Non ci avessi. Cioè, un attimo, un secondo. Prendi un RPG. L'RPG. Adesso l'RPG aspetti. Ok, qualcuno ha fatto fuori perché qualcosa è esploso. Aspetta un secondo, che c'è quello lì nell'angolino. E muore così. Qua su c'è qualcuno? Sì. Vedi, essere disattento? Come la paghi? RPG. E un camion abbiamo fatto fuori. Ok. Pistola che funziona. Aspetta che c'è qualcun altro là. Fuori, dai coglioni. La tua arma schifo non mi fa, proprio se vuoi saperlo. Bello lì.
godo. Stanarceli, cioè, non è necessario stanarci, a dire la verità, eh. Però abbiamo... Ho bisogno di un altro RPG. Però potrei cominciare così. Fantastico, RPG sì, ma le bombe no. Ok, non è perforabile il muro, bene così. Però qua non ci sono RPG. Giù. Do cazzo, lo trovo l'RPG. Forse ho capito dove era appostato quello la Razzoman prima. Ok, qua è territorio deserto. Via, muoviamoci. Dimmi che è su quel camion lì. Non riesco a identificare l'arma. Oddio, un fucile di precisione. Che vi dirò. Male non è. Di qua. Qua sopra l'RPG. Ok, è qua sopra. Ce l'abbiamo. Va solo preso. Ok. No, merda. Giù, 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 giù. Ok. Bene, non so chi l'abbia lanciata. Posso andare. Bene. Non è che c'è qualcuno dietro, no? Bene, comincia adesso la guerra seria. Ci siamo tolti dalle palle più forti. Certo. Fuori. Ma l'ha fatto fuori adesso? No, manco così lo fa fuori. Però questo c'è, non c'ha bisogno che lo spari con qualcosa di precisione. In realtà sì, perché c'ho solo quello. È esploso da solo? Oh, buono. Aspetta che t'ho visto, sai? Te pareva? Muoversi, muoversi, muoversi. Il Gmal non mi serve adesso. Oh, 5 colpi. Pistola di precisione. Uno lo andiamo a usare adesso. Così. Oh, piglialo, mi raccomando. Uno piglia. È incredibile. È di ferro. Va bene, ultima munizione di fucile a precisione. Me la devo giocare così. E mi dispiace un sacco. Speriamo. No, non sono finiti. Non lo dire che sono finiti, perché dal momento che lo dici, ce ne sono altri. Dammi la M9 con 68 colpi e andiamo avanti così. Sali, ci siamo. Forza, entriamo. Oh, momento di tregua, per favore. Santa merda. Wow, guarda che posto. E così esiste davvero? Perché non dovrebbe esistere. Chissà che trama doverla lucidare. È enorme. Che c'è, un puzzle?
Mi sa che è un puzzle, ragazzi. Oh, ehi, sono riuscito a riprendere il tuo diario da Marlo. Pensavo fosse utile. Il lupo perde il pelo. E Nate perde il diario, comunque. C'è qualcosa? È bloccata. Nate! Ce n'è una anche di là. Va raggiunta, forse? Aspetta. Grazie, Sally. Tu sta qui. Dove vado? Non sta da nessuna parte, ragazzi. Qua. Bene. Ehi, devi raggiungere l'altra leva. Ci sono... Devi raggiungere l'altra leva, dammi tempo, cazzo. Ok. Non c'è la scala, quindi se cadiamo si rifà tutto da capo, oltre che a morire. Pronto? Vai! Chi è? Minchia, bello! Funziona! Per dirlo alla Victor Sullivan, che mi venga un colpo! Però io vorrei atterrare, ci sono le scalette lì, perfetto. Ma che è, neve o è marmo? No, perché se è neve è abbastanza pagliacciosa come cosa. Ok. Capitolo 21. L'Atlantide del deserto. Oh mio Dio. Wow. Victor Sullivan, benvenuto a Ubar. Benvenuti a Ubar.